grado di espropriare nulla né a quello che ho detto pubblicamente in Quirinale né a quello che ho fatto una cura che ha detto stamattina. Ma siamo sotto ricatto del PDL? Il paese è sotto ricatto del PDL? Questo mi ha detto, non penso che posso mettermi a rispondere a questa domanda. È preoccupato? Era questa realtà umana che incuriosiva e interessava molto Luigi, che lo spingeva a mescolarsi con gli altri nel palazzo di Montecitorio e a comprendere, non solo a giudicare posizioni e comportamenti anche di molti che erano lontani dalla sua parte politica. E mi chiedo che cosa è rimasto di quel modo di vivere la politica e di convivere in un'istituzione. E anche e anche del modo in cui di conseguenza si vedeva dall'esterno il mondo della politica. Le distanze e gli scontri sul piano idee e del rapporto tra maggioranza e opposizione non producevano, come oggi, smarrimento di ogni nozione di confronto civile e di ogni costume di rispetto istituzionale e personale. Quanto più tu abbia la ventura di inoltrarti in età avanzata nel tuo percorso di vita, tanto più avverti il vuoto di quelle che sono state presenze assalitare